Bene, il nostro prossimo ospite è un ospite speciale perché per la prima volta, come vi ho detto, abbiamo una musicista che suona dal vivo alle opportunità nascoste. Io personalmente, pur essendo un musicista, non conoscevo questo strumento che si chiama kora, è uno strumento africano molto interessante. E l'abbiamo scoperto grazie a una musicista straordinaria che ha accettato questa sera di essere qui con noi. E quindi questa sera lei ci suonerà la kora e ci parlerà della kora, ci permetterà di scoprirla. Sono quindi molto molto felice di dare il benvenuto questa sera a Elena Russo e la sua kora. Grazie Elena per questo splendido ingresso che hai appena fatto e per questa musica che ci hai appena regalato. E per me è stato veramente una scoperta incredibile scoprire la cora attraverso di te. E qualche cosa mi hai già raccontato tu, però per i nostri spettatori, insomma, mi chiedevo che cos'è questo strumento, da dove viene, come funziona. E la cora, intanto ciao a tutti. La cora è una arpa africana dell'Africa occidentale, è uno strumento tradizionale che ha origine nel XIII secolo e veniva suonato tradizionalmente dai griot, che sono i cantastorie, una figura importantissima in quell'etnia mandinka, si chiama perché essendo una cultura orale, i griot tramandavano la storia, e accompagnandosi di alcuni strumenti, tra cui la kora. E,
La cora è fatta con materiali semplicissimi. La cassa di risonanza è fatta con una mezza zucca, di una specie che da noi non cresce, è dei paesi tropicali. Davanti a questa zucca c'è tesa una pelle di mucca o di capra, e il tutto viene tenuto da un telaio di 3 bastoni, su cui poi viene appoggiato sulla pelle, il ponticello. E poi c'è un bastone che l'attraversa, attraversa la zucca, e sul bastone vengono fissate le corde, che sono corde di nylon. Attualmente si usano tanto i fili da pesca di vari diametri. Tradizionalmente si usavano fili di budello, corde di budello. E io Immaginavo l'ho che fosse. scoperta viaggiando in Africa. Sì? Dici? No, stavo proprio per chiederti come l'hai Sì, scoperta, io l'ho quindi. scoperta viaggiando in Africa. Ah, perfetto. Ho fatto alcuni viaggi in Gambia e in Senegal. C'è un mio cane che bussa alla porta. E poi anche in Burkina Faso. Bussa seriamente il tuo cane. Sì, seriamente. E giustamente dice: fate le cose belle, mi escludi. Dicevi in Burkina Faso. Sì, in Burkina Faso ho fatto un viaggio e lì ho cominciato a suonare uno strumento molto simile, con solo 8 corde accordato in modo pentatonico, che è diverso dalla cora. Comunque, ho cominciato con il camalengoni, che è quest'altro strumento a corde, e poi oramai studio solo la cora. Quindi non ha Continuo a studiarla perché è un'accordatura, uno strumento. non ha un'accordatura Non è pentatonica. pentatonica. E che No, 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 è è diatonica. diatonica, ok. Sì, che significa che ha tutte le note in fila come fossero tutti i tasti bianchi di un pianoforte. Non ha le alterazioni, non ha i tasti neri, diciamo. E a Rispetta la seconda dei stessa. pezzi si accorda in un modo o in un altro. Ci sono varie accordature. Io prima di suonare un determinato pezzo l'accordo Ah. come mi serve. Quindi è anche bello complesso come discorso. Ma la scala musicale è la stessa nostra o differente ancora? Perché ad esempio in India si usano scale che dividono i toni e i semitoni in modo diverso. Sì. In questo In caso è la stessa. realtà è un pochino diversa. Oramai tutti la suonano, l'hanno un po' occidentalizzata, diciamo, perché se si sente una cora suonata nel modo tradizionale, per noi è molto molto strano, quasi che dici, ma accorda il tuo strumento, cioè è proprio molto strano. E quindi oramai pochissimi la usano, quell'accordatura tradizionale. Usano la nostra scala. Certo. Sì. Ma ci fai sentire qualcos'altro, Elena? Questo pezzo che vi sto per suonare, si chiama Tubaka. Thank you.
Wow, grazie Elena. Non senti l'applauso, ma ci sarebbe se i microfoni di Zoom lo permettessero. Grazie, Sì, Katia mi sta ricordando che nell'alfabeto dei segni, questo è l'applauso. È una cosa che avevamo imparato in una delle prime puntate, la possiamo riproporre un questa. applauso silenzioso è bellissimo. Applauso silenzioso nella lingua dei segni. Qualcuno in chat sta chiedendo in quali momenti la suonano, anche se in parte hai un po' già risposto parlando di griot. In quali momenti? Allora, credo che tradizionalmente i griot viaggiavano di villaggio in villaggio e venivano accolti benissimo ed era il loro lavoro, quindi venivano ospitati, veniva dato da mangiare, insomma, vivevano proprio così. E a ogni festa, per esempio, erano presenti, a ogni avvenimento importante. Anche per esempio prima dei combattimenti oppure quando moriva qualcuno nel momento di iniziazione, matrimonio, c'erano sempre, i musicisti c'erano sempre. E adesso le cose sono un po' cambiate. In Africa comunque c'è musica ovunque, anche senza i griot, nel senso che loro anche lavorando hanno proprio, non lo so, le donne lavorando quando pestano il miglio, per esempio, lo fanno ritmicamente, sono proprio molto, molto più musicali di noi, c'è proprio nella loro vita di tutti i giorni. I bambini si prendono dei barattoli e fanno musica, c'è proprio un po' sempre. La cora non è, la cora è dedicata alle famiglie di musicisti, non alle donne, e viene tramandata così di padre in figlio. Ora le cose stanno cambiando, per fortuna mi viene da dire, stanno cambiando. Infatti volevo proprio chiederti se avevi incontrato qualche difficoltà a studiare uno strumento maschile in Africa. No, in realtà no, anzi sono molto aperti e generosi nell'insegnare, veramente. Quindi, nonostante fosse uno strumento maschile, ti hanno permesso di apprenderlo. Sì, assolutamente. Forse sono un po' più severi, diciamo, con le donne loro, con le loro donne, perché sono più, devono fare altro, diciamo, però comunque qualche donna africana che suona la cora c'è. E poi ci sei tu che ti sei innamorata a tal punto che addirittura le costruisci, è giusto? Sì, le costruisco, esatto. Quindi Bellissimo tu. perché parto dal niente, arrivo con uno strumento che poi posso pure suonare veramente. Bellissimo. E ogni strumento ha una sua voce, non si sa mai come sarà. Durante la costruzione, davvero me lo chiedo, chissà come verrà fuori. A volte immagino che sarà bellissimo e poi ne sono delusa. E invece a volte proprio non ho un granché di aspettative e invece poi sono stupita. È difficile, ci sono davvero tante, tante variabili. Io li faccio sempre tutti con la stessa cura, però comunque i materiali sono diversi e la zucca è diversa, la grandezza, la densità, la pelle è diversa. Il momento in cui le monto, perché se per esempio c'è una giornata più asciutta o più umida, la pelle poi si comporta diversamente. Davvero tante, tante variabili che combinate tra loro, ancora non ho capito bene come verrà lo strumento. Praticamente una metafora della vita. Senti, Forse sì. tra l'altro c'è un aneddoto molto bello di cui mi hai parlato già prima, insomma, che riguarda la generosità e in cui abbiamo trovato un bellissimo parallelo, anzi, a dire il vero l'hai trovato tu, con quello che facciamo qui alle opportunità nascoste. Non so se posso chiederti di parlarne. Certo, sì. Anche perché l'ho già fatto, quindi. No, infatti. Ma sì, diciamo, allora io ho avuto proprio cioè, ho vissuto un cambiamento di come sentivo la musica durante un viaggio in Africa
in Burkina Faso, per la precisione, dove io già studiavo il pianoforte, ma il pianoforte lo suonavo in determinati contesti dove bisognava suonare tutto perfetto, tutto benissimo. E invece lì in Africa è molto diverso. Appena avevo da poco cominciato a studiare uno strumento simile alla cora di cui parlavo prima, ero un po' timida, ovviamente, mi viene da dire. Comunque, era successo che io ero con una mia amica ballerina che viaggiavamo insieme e delle signore in un mercato mi avevano chiesto di suonare per loro. E io dicevo, ma no, non so fare quasi niente, no. E invece la mia amica mi ha proprio detto, ma sii generosa. E queste due parole mi hanno proprio cambiato il modo di vivere la musica. E per loro effettivamente è così, si condivide, anche se si sa poco, ma si condivide. Queste signore poi erano felicissime di avermi sentita suonare e addirittura cantare nella loro lingua, quindi proprio io da allora ho davvero cambiato modo di suonare, mi viene proprio voglia di condividere molto più di prima, perché a parte che qua è un po' molto molto strano vedervi tutti in degli schermini, però comunque è un modo per condividere e meno male che c'è. Però durante questi mesi di Covid ho un po' sofferto la solitudine, ma parlando dello strumento, avevo veramente voglia di suonare insieme ad altri o di suonare per altri e di vivere le stesse emozioni così, Ed è come sta stato ricominciando a essere. secondo me bellissimo come proprio tu hai trovato, mi hai fatto notare, insomma, questo parallelismo con quello che facciamo qui. Io spiegavo Assolutamente. a Elena fondamentalmente che cosa facciamo alle opportunità nascoste e perché lo facciamo gratuitamente, no? Come una forma di condivisione, appunto, di generosità. E tu hai trovato il parallelo con Eh quello, sì, con questo guarda. episodio molto, molto, molto bello. Elena, io sono molto felice di averti qui questa sera. Abbiamo ancora un brano da sentire con te, ma io ti direi ce lo Va sentiamo bene. alla fine Infatti, va dell'episodio, benissimo. perché vi faccio uno spoiler, ragazzi. Ho chiesto a Elena di non andare via, ma di ricomparire alla fine dell'episodio, quindi la sentiremo ancora una volta. Restate collegati perché il finale coinvolgerà anche lei. Quindi Elena, io per ora ti ringrazio tantissimo per Grazie averci dato questo a sguardo su uno strumento e su una musica che molti di noi sicuramente non conoscevano, anche se in questi giorni ho scoperto che invece in tanti conoscevano la cora, perché quando abbiamo mandato la mail che parlava di te, in tanti hanno risposto che comunque era una cosa molto bella, che conoscevano, te. Che e bello. quindi sì, c'è stata più risposta di quello che potevo immaginare. E quindi Elena, io ti ringrazio tantissimo, non andare via perché con te ci rivediamo alla fine della puntata. E grazie.